Caro Babbo Natale, sono sempre io, Federico. Spero di essere ancora in tempo, ma ti giuro che sono stato bravissimo quest'anno. Oggi ho perfino aiutato la mamma a preparare il cenone di stasera. Sai, lei ci tiene molto, vuole che tutto sia perfetto. Ed eccoci qui! Inizia il nostro Natale 2022 ed ecco qui la mia specialità, lasagne al ragù di lenticchie bio certificate. Sì, ma che certificazione hanno? Voglio vedere l'etichetta, perché ormai tutto è biologico qua, biologico là. Io voglio sapere. Perché devi sapere che lo zio Luciano dice spesso cose strane. Parla di 5G, scie chimiche, Novax, terra qualcosa e altre cose che io proprio non capisco. Ma neanche il papà le capisce. Sì, mancava tuo fratello con le sue solite menate. Anche le lenticchie bio, cioè, ma sa quanto costano? Il forno che è acceso da questa mattina. L'albero l'abbiamo acceso un mese fa. E chi paga? Io. Il papà ha questa fissa delle spese. Fosse per lui, dovremmo metterci due maglioni piuttosto che accendere il riscaldamento. Meno male che c'è mia nonna Monica. E sempre con questa storia dei soldi. I soldi non fanno la felicità. Prima di tutto viene la salute. Se no, senza di quella, che fai? Nonna, siamo in live. Raga, quanti like per la nonna? Ed ecco mia sorella Vittoria, sempre attaccata al cellulare con le sue amiche. Fossi in te, quest'anno le porterei un vagone di carbone. Infine, il mio nonnino. Dai che facciamo un bel brindisi. Buon Natale! Auguri! Auguri! Prosit, evviva! Federico, ma dove eri finito? Dai, scendi, ti stavamo aspettando! Eh sì, sono tutti un po' matti, ma mi fanno sempre divertire. Anzi, sai cosa ti dico? Che il regalo più bello di tutti ce l'ho già. Poter stare con le persone a cui voglio bene. E non mi serve nient'altro. Certo, se poi ti avanza la nuovissima console dei videogiochi, beh, sai dove abito e come scendere dal camino.